chiamo Lorenzo Alessio, ho 30 anni e sono nato e cresciuto a Gioia Tauro. Ad oggi vivo in Emilia-Romagna, precisamente vivo a Cesena, però lavoro a Cervia, in un hotel 4 stelle al mare che si chiama l'Hotel Roma. È un hotel dove lavoriamo principalmente al buffet nel periodo estivo e facciamo dei numeri abbastanza grossi. Per ogni servizio serviamo circa 400 commensali. Quindi tra colazione, pranzo e cena sono 1200 coperti al giorno. Mentre nel periodo invernale facciamo un servizio alla carta. Ovviamente, certamente conosco il Bocuse. È un concorso che ci fa sognare, no? È un concorso che nell'87, quando Paul Bocuse lo creò, creò un concorso che è divenuto con gli anni uno dei concorsi, no, il concorso più importante del mondo. Sai, quando si è piccoli normalmente si fanno tanti sogni, no? Poi si cresce e capita che si diminuiscono questi sogni oppure si evita di sognare, no? Penso che ciò avviene perché molto spesso si evita di sognare per paura che i sogni non si avverino. Io credo che forse oggi qui anche tanti altri colleghi italiani avevano l'opportunità di essere qui, perché ci stanno tanti cuochi molto bravi, però credo che quello che gli ha impediti di essere qui forse è stata la paura di essere rifiutati. Beh, io questa paura non voglio averla. So cosa mi attende, infatti quando ho accettato sapevo benissimo a cosa andavo incontro. Personalmente mi sento forte proprio nel campo dei concorsi. È già da un po' di anni che mi occupo di concorsi culinari. Ne ho fatti parecchi, faccio anche parte della Nazionale Italiana Cuochi e quindi so come si svolge un concorso. Sinceramente mi sento forte nell'organizzazione, nella preparazione e nel metodo con il quale bisogna affrontare un concorso. Io mi sento, devo riuscire a gestire meglio l'emozione, perché è vero che sono tanti anni che mi occupo di questo qui, ma so che il Bocuse d'Or non è soltanto un semplice concorso, ma bensì è un grandissimo palcoscenico, un grandissimo spettacolo. E per esperienza so che l'emozione può giocare brutti scherzi. Poi per quanto riguarda le ricette, gli ingredienti e quant'altro, è ovvio che si studieranno insieme a un coach, insieme a un gruppo, insieme a una squadra. L'unica cosa che so di dover curare è proprio quella di gestire meglio l'emozione. Quando si fanno queste scelte, uno deve avere già le idee chiare sia in principio. Quello che penso io ho già deciso nella mia mente come deve essere tutto ciò. La prima regola è non stringere patti e non scendere a compromessi con nessuno. Questa è la prima regola che ci deve essere. Quindi non creare legami con nessuno, ma bensì cercare di farsi un gruppo di persone il più possibile a me vicine, con un unico interesse, con l'unico interesse che condividono il mio stesso interesse, che è quello di allenarsi duramente per ottenere il risultato migliore.